Siamo qui con Vittorio Serranelli, istruttore di judo. Cosa si intende per movimento? Grazie per la domanda e per l'invito. Movimento è una parola composta di due componenti. Una è movi, che sta per il movimento del corpo nello spazio, e mente sta per tutto quello che riguarda lo sviluppo del cervello. Quindi questa iniziativa è un qualcosa che riguarda il collegamento tra tutte le attività di movimento e lo sviluppo della mente, quindi delle capacità cognitive. Muoversi bene. A chi è rivolta questa domanda? A quale persone con disabilità? Movimento non è rivolto a persone con disabilità, è rivolto alle persone con o senza disabilità, partendo dall'idea che tutti possano migliorarsi e quindi migliorando il proprio corpo si sviluppa anche il funzionamento di tutta una serie di altre cose, senza nessuna distinzione tra abilità diverse o disabilità. Lo judo riservato ai disabili, come può migliorare lo sviluppo della persona? Allora, il judo non è tema di oggi, del nostro incontro di oggi, perché parleremo di movimento. Però movimento nasce in una palestra di judo, proprio perché il judo, essendo non un'arte marziale, come inteso da molti, o uno sport, come altri lo intendono perché ne vedono le competizioni, ma nasce come movimento educativo. Il suo fondatore l'ha voluto proprio per migliorare le persone ed è stato da questa esperienza di un judo adattato per disabili che abbiamo colto lo spunto per far nascere quello che prima era judo giocando e poi è diventato movimento. Grazie per l'intervista. Grazie a voi.